Una gran bella festa questa, pensata dall'ASCOM qui in via Vocchieri per i grigi e una serie di simboli di Alessandria. Alice Pedrazzi, che è il direttore dell'ASCOM. Proprio così, abbiamo cercato nell'ottica di mettere sempre in evidenza le eccellenze del territorio, di fare un appuntamento molto friendly, molto anche informale, dove però abbiamo portato tre simboli della città di Alessandria, i grigi, con la premiazione dell'ASCOM VP che questa volta è andato per la terza volta consecutiva a Simone Iocolano, con le biciclette, visto che Alessandria città delle biciclette, questo è il mese, la mossa di tante iniziative, con un'anteprima, una presentazione in anteprima delle biciclette comarchiate proprio con il simbolo dell'Alessandria Calcio, realizzate da un associato ASCOM che è Massimo Rava di Mania Bike, e con il primo appuntamento fatto al Caffè degli Artisti, quindi sempre qui in via Vocchieri, con un abbinamento di presentazione dei nostri prodotti del circuito Alessandria Village. E abbiamo pensato con l'Alessandria Calcio, nel contesto Alessandria Città della Bici, di fare delle biciclette personalizzate proprio per l'Alessandria, dove è tutto studiato e fatto per l'Alessandria, dai loghi al colore. Non sono biciclette dove viene messo semplicemente una decalcomania, ma sono biciclette appositamente create per l'Alessandria Calcio. Abbiamo in pratica tre modelli, due city bike, una da uomo e una da donna e una fat bike. Noi stiamo cercando attraverso questo progetto Nostra Terra, già il nome dovrebbe dire molto, di fare promozione delle migliori attività della città, della provincia, all'interno del nostro locale. Ma adesso ci sarà una degustazione, cosa hai preparato? Adesso ho preparato due ravioli di ortica, visto che il 21 aprile era ieri la primavera, abbiamo deciso di buttarci appunto su due ravioli di ortica condite con un po' di burro e salvia. L'associazione dei commercianti, l'ASCOM, ogni volta che c'è questa premiazione sceglie un negozio, questa volta la scelta è venuta qui in via Vocchieri. È venuta su di noi e noi siamo stati felicissimi di accogliere intanto i cittadini, la squadra, e aver dato a disposizione di questa premiazione, e un in bocca al lupo a Alessandria Calcio, che questa volta ce la devono fare. In questa festa dell'ASCOM, ma soprattutto dei grigi, abbiamo un rappresentante forse in questo momento più amato, Simone Iocolano, che per la terza volta vince questo premio. Come mai? Perché è troppo buona la roba e allora devo cercare di vincerli tutti. Ma tu fai gol soprattutto per vincere questo premio. Perché, no, a parte gli scherzi, no. Io ringrazio veramente tutte le persone che comunque a ogni premio che prendo mi accolgono con un'euforia incredibile. Quindi veramente il ringraziamento è a loro. Bella responsabilità avere tutta la città, perché 22.000 tifosi che si spostano per venirvi a vedere in Coppa Italia è una cosa che, non so, unica forse in Italia. Sì, no, io poi arrivo da un club che aveva pochissimi tifosi, no? Quindi ritrovarmi da un giorno all'altro in una squadra dove veramente in 22.000 vengono a vedere una partita era qualcosa di grandioso. Il pubblico in questa squadra fa tanto.